È con piacere che parlo del libro della mia amica e collega psicoterapeuta Gilda Bertan, Bambini Indaco e Papaveri Gialli, che è edito dalla casa editrice Boringhieri. Credo che la collana sia Antigone. E questa mia collega lavora con bambini da tanti anni, con bambini con una patologia molto grave che è l'autismo. È una patologia per certi versi ancora misteriosa nelle cause, che non si è capito bene se siano cause di tipo biologico, di tipo genetico, oppure dei deficit di tipo emotivo. Probabilmente tutto un insieme di fattori abbastanza sfortunati. E il libro cerca di descrivere in una narrazione semplice e lineare, e anche con aspetti di tenerezza, questa impegnativa patologia. L'ambientazione, il libro è ambientato sul Civetta, più precisamente a Fertazza, dove che pare che sia uno dei più antichi insediamenti del Civetta. Non credo che il luogo dell'ambientazione della storia del libro sia del tutto casuale. È vero che la psicoterapeuta Gilda Bertan è anche una provetta scalatrice ed ama molto venire a fare le vacanze qui in montagna, da noi sul Civetta. Però penso che la stessa ambientazione in montagna, la montagna con le sue metafore, con le sue storie, con i suoi miti, possa anche raccontarci qualcosa su questa patologia così seria e così impegnativa. In fondo la stessa idea della scalata, della salita in montagna, diventa una metafora della fatica del vivere, della vita, nelle sue fatiche, nelle sue glorie, nelle sue sconfitte, e anche possa darci appunto un'indicazione su quanto la vita a volte sia faticosa, impegnativa. A questo proposito, al proposito della scalata, mi viene in mente un libro che stavo leggendo in questi giorni, è un libro di uno scalatore che penso sia degli anni 50 o 60, uno dei primi scalatori di Aleg, Domenico Rudatis, che ha scritto un libro, Liberazione, dove lui intende proprio la scalata, la salita della montagna come una forma di psicoterapia quasi, no? Di terapia del sé, dove attraverso le fatiche, l'impegno, i pericoli e i rischi che la montagna porta, ma insieme alla sua bellezza, può davvero aiutare le persone a una crescita psicologica e a una trasformazione del sé. Lui dice proprio in un punto, dice la liberazione, io credo che intenda la liberazione anche come punto, come sviluppo e maturazione, libertà dalle nostre identificazioni alienanti e nevrotiche, lui dice, effettivamente comincia quando investe ed affronta il significato generale ed i valori della nostra stessa esistenza. Io credo che questo, in queste breve parole, ci stia anche tutto il discorso del cambiamento psicologico che noi come psicoterapeuti o psicologi cerchiamo sempre di operare nelle persone che si rivolgono a noi. Trovo che, per tornare all'ambientazione, alla montagna, al Civetta, trovo che la bellezza della montagna, con i suoi colori, con le sue dolcezze, con le sue alve, i suoi tramonti, ma insieme anche con le sue asprezze, con i suoi diruppi, con i suoi precipizi, abbia in sé un'armonia che richiama sia l'aspetto del conflitto, e sia l'aspetto dell'amore. Cosa voglio dire? Voglio dire che ha insieme sia la forza verticale, strutturante, organizzativa del padre, ma insieme anche simultaneamente l'aspetto seducente e tenero della madre. Queste due funzioni, la funzione paterna e la funzione materna, sono le due fondamenta, le due basamenti su cui si costruisce alla fine il nostro rapporto col mondo. Sono le due forme di holding e di contenimento, come li chiamano gli psicologi, cioè di impianto strutturante e di contenimento emotivo, che fanno parte della funzione paterna
da una parte e dalla funzione materna dall'altra, e come appunto come fondamenti organizzativi del nostro e che condizionano il nostro essere al mondo. Ed è proprio il rapporto con la realtà e la conseguenza, lo sviluppo armonico della personalità che viene compromessa nella patologia autistica. L'autismo è vicino alla psicosi, ma per certi versi è una forma diversa e anche più grave. Mentre nella patologia psicotica c'è un allontanarsi da una realtà che viene vissuta e sentita come insostenibile, insopportabile, e quindi con massicci meccanismi di difesa, di negazione, di scissione, ci si allontana e ci si distacca dal mondo, e nella patologia autistica invece il rapporto con il mondo in realtà non è mai avvenuto del tutto. È come se gli autistici, i bambini autistici, dal punto di vista psicologico, non fossero ancora nati. I bambini autistici, per qualche ragione che per me è misteriosa e sfuggente, amano molto la bellezza. E nonostante che sembrano così distaccati e disinteressati alle persone o alle cose vive, che da sembrare quasi degli extraterrestri, sono però convinto che la natura, con la sua bellezza, con le sue aspetti, abbia delle potenzialità terapeutiche molto, molto forti, e che nel contatto con la natura si possano attivare delle risorse o delle possibilità che la patologia ha danneggiato o spento da qualche parte. Ma non solo nei bambini, ma anche nelle persone che se ne prendono cura, perché bisogna tenere presente che questo tipo di patologia mette a durissima prova le mamme e le famiglie, e nel momento in cui si aiuta il bambino e si aiuta la mamma o le persone che si prendono cura del bambino, si riesce a rianimare una speranza, una risorsa dove tutto sembra così difficile, tutto sembra così statico, immobile, dove tutto sembra che niente possa cambiare. Questa è la funzione della cura, della terapia, cioè riattivare risorse ed energie dove ormai tutto sembra compromesso e perduto, o solo deserto. Mi pare che questo sia il compito e la funzione dei personaggi del romanzo di cui stiamo parlando, che ruotano intorno alla mamma Anna e al suo bambino autistico Carlo. Una funzione terapeutica che vedo particolarmente incisiva e forte nel personaggio di Teresina, l'anziana montanara che con la naturalezza e l'autenticità, il buon senso di chi nella vita ne ha viste, ne è passate di tutti i colori, ne ha viste tante, anche negative, non ha senza però perdere mai la fede nella vita. E no, questo non vuol dire un ottimismo fanatico fino a se stesso, ma una fiducia, una fede nelle capacità autocurative e autogenerative della natura stessa. Il buon senso di Teresina, di questa vecchietta montanara, trasforma agli occhi della mamma l'incomprensibilità sfuggente del suo bambino in qualcosa di accettabile, comprensibile, quasi normale, permettendo così alla mamma, Anna, madre depressa e sfiduciata, di riaprirsi di nuovo all'amore. Adesso vado a concludere dicendo che la forte suggestione dell'ambientazione del racconto ai piedi di Civetta è una mia, da una parte, passione della montagna, dall'altra, che poi io forse posso ritenermi un montanaro perché sono nato in montagna, ha mescolato nella mia mente il libro della mia amica Bertin, psicoterapeuta Bertin, con quello di Rudatis, di Liberazione. Credo che questa mescolanza, questa commistione sia successa proprio perché
Considero l'ambiente, il paesaggio, la geografia del luogo a cui apparteniamo e da cui siamo, dove siamo nati, che siamo vissuti, particolarmente importante dal punto di vista psicologico, perché ci sono le relazioni, le figure, i personaggi della nostra infanzia. Nel nostro sviluppo psichico ed emotivo, una parte fondamentale e vitale è rappresentata dall'ambiente in cui il bambino, da cui il bambino non è ancora del tutto separato. Uno psicanalista inglese che si chiama Winnicott ha posto una particolare enfasi sull'aspetto dell'ambiente esterno. Importanza perché per sottolineare che l'atmosfera, il clima in cui si cresce il bambino, è come se il bambino avesse bisogno di due tipi di assistenza: una mamma concreta e reale che si occupa dei suoi bisogni e delle sue necessità urgenti che li soddisfa, e un contesto in cui si svolgono le cure, dove si svolge questo scambio madre-bambino, che diventa Winnicott la chiama la madre ambiente, che sostiene, che supporta anche con le caratteristiche sue di affidabilità e di costanza, dà quella tranquillità e quella sicurezza che permette al bambino di superare le angosce della crescita e dello sviluppo. Io penso che se mi fermerei qui e penso che valga la pena leggere questo piccolo libretto dove queste cose che ho detto sono state raccontate in modo più narrativo e poetico.